di persone di leva e poi dal genio militare. E lì si fece un grandissimo lavoro di ricostruzione grazie a un temperamento particolarmente straordinario che i friulani hanno nel loro DNA e che permise di costruire rapidamente già allora quello che venne poi distrutto dal sisma, ma soprattutto permise di farlo con un concetto molto molto vicino a quello che è stato poi replicato in Abruzzo. Cioè le cose se le fecero in casa, decisero loro come utilizzare i fondi, ci fu una sorta di, come dire, federalismo operativo che poi ha dato tutti i risultati che abbiamo visto. In Friuli non ci sono stati sprechi, le case sono state rifatte, l'energia friulana è ripartita facendo in modo che l'economia desse il meglio di sé. Allora questo è avvenuto anche in Abruzzo, è venuto in Abruzzo a differenza di altri contesti, penso all'Irpinia in particolare, ma anche senza arrivare all'Irpinia quello che è successo poi in Umbria, al terremoto di Assisi. Allora in Abruzzo credo che ci sia stato un contesto operativo ma anche decisionale particolarmente efficace. C'è stato un unico comando gestito dalla Protezione Civile Nazionale da Guido Bertolaso, ma con un contributo determinante da parte delle regioni. E questo è un argomento sul quale vorrei tornare dopo. Determinante perché il 63% degli sfollati, voi pensate che la Regione Lombardia ne ha assistiti circa 2500 articolati in più campi, sono stati in carico alla Protezione Civile Regionale, quindi l'assistenza a partire dai primi momenti, quando si è arrivati nella confusione sul teatro e sullo scenario del disastro, è stata gestita prevalentemente da regioni importanti come la nostra, e penso al Trentino, penso al Friuli, penso al Veneto, all'Emilia Romagna, al Piemonte, penso all'Umbria, qualcosa nel Lazio, ma lì sono arrivati soprattutto i vigili del fuoco perché la distanza era veramente molto molto breve. Allora un grande lavoro che ci ha permesso di essere sul teatro delle operazioni dopo 8 ore dal sisma, perché una squadra di scouting, grazie a un'emergenza che noi rileviamo in tempo reale, Regione Lombardia si è dotata di una sala operativa che funziona 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in collegamento con tutte le forze che possono garantire, come dire, l'approvvigionamento dei dati, quindi l'ARPA, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, il corpo forestale dello Stato, i sindaci, i prefetti, le province, questo sistema Raggiera che ci consente di ricevere ma di inoltrare anche informazioni con assoluta tempestività. Questo sistema ha funzionato molto bene perché alle 3.36 c'è stato l'evento, qualche minuto dopo eravamo informati, qualche ora dopo immediatamente sono state coordinate le squadre e siamo arrivati subito sul luogo per capire cosa si poteva fare, dove si poteva lavorare e che cosa soprattutto era necessario usare. Lo abbiamo fatto, nelle ore successive sono partite le colonne mobili, la prima da Legnano, un'altra da Bergamo, un'altra da Brescia. Sono le colonne mobili che sono parte integrante di questa grande macchina organizzativa della regione, colonne articolate su base provinciale che hanno, come dire, la linfa vitale che è rappresentata dai tanti gruppi comunali che sono a disposizione di questa grandissima rete composta da 17.000 volontari, volontari che hanno una caratteristica, lo fanno in maniera molto professionale questa azione di volontariato, mettendo al centro la persona come ricordava bene il sindaco, e lo fanno grazie a una rete che in tutti questi anni Regione Lombardia ha alimentato con risorse finanziarie notevoli, che ha consentito di avere mezzi, strumenti, ma soprattutto tanta professionalità grazie alla Scuola Superiore della Protezione Civile. Esiste una struttura finanziata dal mio assessorato, gestita da IREF, che è l'Istituto Regionale di Formazione, che si occupa di garantire il percorso formativo ai volontari, perché ogni volontario ha una particolare specialità che dipende anche dalle caratteristiche di dove è collocato, ed è evidente a tutti che se abbiamo una predominanza degli alpini nella fascia pedemontana avremo la possibilità di avere persone abituate a lavorare, ma soprattutto abituate a lavorare in squadra, con uno spirito di corpo particolarmente, direi, coeso, tant'è che tutte le cucine nei nostri campi erano gestite dagli alpini. L'ospedale da campo era in parte alpino, in parte del 118, in parte dell'azienda regionale emergenza urgenza. È un sistema quello che si è mosso, un sistema regionale che ci ha consentito di essere sul teatro delle operazioni, definiamolo così, rapidamente, con efficacia, ma con mezzi che ci hanno consentito di essere, come dire, una spanna sopra gli altri. Dico questo
con legittimo orgoglio, non perché ho gestito l'evento Abruzzo, ma perché il lavoro che questa regione ha fatto è veramente ragguardevole. Un esempio su tutti: un elicottero del 118 era presente a Monticchio insieme all'ospedale da campo. Questo ha permesso di stabilizzare i tanti anziani che erano rimasti feriti, ma soprattutto di consentire loro di arrivare a Sulmona o a Pescara in qualche minuto d'elicottero. Un elicottero che pesa 17 tonnellate, che costa circa 15 milioni di euro, che ha due ambulanze all'interno e che permette di mantenere e stabilizzare le persone mentre in volo. Qualcosa che non è, come dire, comune ritrovare in tante regioni. Ma tutto questo è servito ed è stato utilizzato grazie poi a uno spirito straordinario che ha consentito ai nostri volontari di essere sul campo in maniera tale da essere adeguatamente motivati. E una cosa va sottolineata, io credo. In quelle settimane noi abbiamo assistito, come dire, a qualcosa di unico. Non ci sono state differenze regionali, non ci sono state differenze politiche. Ci sono state settimane magiche nelle quali tutti eravamo italiani, tutti pronti ad aiutare qualcuno che sentivamo in difficoltà. Noi avevamo centinaia di telefonate che entravano, di gente di qualsiasi tipo, operai, impiegati, professionisti che mettevano a disposizione il loro tempo, la loro professionalità, con un unico obiettivo, quello di aiutare gli altri. Così come lo hanno fatto le centinaia di aziende lombarde che hanno consentito a noi di mantenere una catena logistica che ha permesso di poter avere tutto il necessario per i volontari, ma soprattutto per gli sfollati. Penso al mercato ortofrutticolo di Bergamo, che ha alimentato con derrate alimentari fresche tutto ciò che necessitava i campi. Allora, è un sistema che costa anche molto, che in quest'ultimo anno ha visto ad esempio un bando di gara per 20 milioni di euro, che consentirà di ampliare ancora più il potenziale della nostra protezione civile, ma essendo noi, come dire, molto attenti anche alle altre forze dello Stato, in questo bando abbiamo inserito 6 milioni di euro che andranno ai vigili del fuoco. Sono numeri importanti, soprattutto in un momento particolare come questo, perché crediamo che la sicurezza e la prevenzione abbiano un valore incommensurabile. Dico questo accanto poi a quello che è stato fatto. Pensate alla casa dello studente, crollata e causando morti tra i giovani che dormivano all'interno. Bene, a tempo di record è stata ricostruita, inaugurata dal presidente Formigoni, una casa che grazie ai 7.760.000 euro di Regione Lombardia è lì, nuova, disponibile, costruita e gestita in collaborazione con la Curia, con la regione Abruzzo, chiedo scusa, ma proprio grazie a questo abbiamo dato un'ulteriore testimonianza, questo insieme alle scuole prefabbricate che abbiamo dato a Paganica, ai corsi che hanno garantito ai bambini di poter superare lo shock. Ecco, tutto questo credo che possa rappresentare uno spaccato, un piccolo spaccato di che cos'è protezione civile in Lombardia. La stessa efficienza che nel terremoto che ha colpito Haiti abbiamo dimostrato, e scusatemi quando dico con molta franchezza, qualche polemica, soprattutto fatta da Guido Bertolaso, era inutile. Inutile forse anche di cattivo gusto, perché quando si trattava, e si tratta ancora adesso, di aiutare persone, soprattutto bambini, che sono in condizioni di estrema difficoltà, ma lo erano già prima in un paese tormentato da 30 anni di guerra civile. Pensate che ogni 3 bambini haitiani ce n'è uno che non supera i 5 anni di vita. Una mortalità altissima. È l'unico ospedale pediatrico dell'isola, esatto, in tempi normali, giustamente sottolinea il presidente, è l'unico ospedale pediatrico dell'isola e gestito dalla Fondazione Rava, un ONG lombarda. E qualche giorno dopo il sisma Maria Vittoria Rava in ufficio mi diceva: guardi assessore, che ho bisogno di 3 cose, ho bisogno dei lacci emostatici, ho bisogno dei sacchi per i cadaveri, ho bisogno dei seghetti giugni. Io non sapevo cosa fossero, forse qua c'è qualche medico. Mi ha spiegato che si trattavano di seghetti per poter amputare gli arti, perché uno dei problemi era quello di fare presto ed evitare che ci fossero problemi ulteriori legati poi al dissanguamento. E in condizioni come queste, bene ha fatto il Presidente a far partire subito un carico di aiuti medicinali. E guardate, sono arrivati in 2 giorni e mezzo, con 14 ore di viaggio, una volta atterrati a Santo Domingo per arrivare alla capitale haitiana, 14 ore di viaggio per fare 350 chilometri, perché le condizioni erano tali per cui si doveva andare a passo d'uomo. E vi do un dato, il C-130,
il C-130 della Protezione Civile, questi sono dati che